Stamattina nessuno viene a salutarmi sul letto perché non so se vedete chi è venuto a trovarci in balcone. C'è Budino. Mai chi? Chi c'è in balcone? Sì, ho capito che gratti. Vi avevo messo anche le stories perché mi fa morire. Sta lì a grattare, ma se gli apro sapete cosa succede? Lo scontro epocale alle 8 meno 10 del mattino. Un po' lo guarda, un po' si lava. Budino! Budì! Budino, cosa fai in balcone? Io non ti ho ancora visto. Budì, ciao! C'è un sacco di sole oggi, finalmente. E voi cosa fate con questo qui? Cosa ne facciamo di questo gatto? A parte tutto è proprio bello, adesso forse non si vede neanche tanto bene, però è proprio bello, bello, bello. Ecco l'esempio di due maiali spaparanzati al sole. Uno si è alzato, ma mi sa che tra poco ne arriva un altro. Eccolo qui che è arrivato anche l'altro. Ma Nio si vergogna praticamente. Quando accendo la videocamera va via, è scappato in casa. Non capisco proprio come Budino riesca ad arrivare in balcone perché abbiamo anche messo la rete, nel senso che lì c'è una pianta e per di più c'è anche un mobile che poteva agevolargli la salita, ma poi appunto c'è questa retina stretta, eppure lui ci riesce immancabilmente lo stesso. È il gatto dalle mille risorse. Buongiorno! Ho appena finito di fare la doccia, di asciugarmi i capelli, adesso stavo per iniziare a truccarmi e mi è venuto in mente, cioè volevo accendere il vlog quando ormai ero uscita, così non mi stavo a stressare con le varie cose, cosa mi metto, cosa non mi metto, però stavo per truccarmi e mi è venuto in mente che potevo farvi vedere l'evoluzione delle sopracciglia, visto che ormai sono passati tipo, questo è Mikey che continua, mi sa che c'è Budino di nuovo, stamattina, no, non so se lo sentite, Mikey? Ok, forse ha smesso, va bene. Comunque, se sentite, è sempre lui, ci sarà Budino. Tanto oggi è arrivato a salutarci già alle 8, quindi mi sa che non ce ne liberiamo. Comunque, ormai è quasi passata una settimana e questo penso che sia lo stato peggiore, cioè il momento peggiore nel senso che comunque iniziano, adesso mi avvicino, non spaventatevi, però iniziano praticamente a togliersi le prime crosticine. E visto che devo andare a mettere un po' di balsamo idratante, vi voglio far vedere che tipo quando lo metto, cioè di solito succede così, poi non so se ora che ho acceso la videocamera non succederà, però quando lo vado a mettere, comunque iniziano a staccarsi ulteriormente, cioè già solo passando il dito, bisogna passarlo veramente molto 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 piano in questo modo, però se ne staccano ancora in più, tipo questa parte praticamente non ha più crosticine, mentre di qua ne è rimasta una brutta brutta scura scura, e vedendola così può far sembrare che non abbia preso il pigmento sotto, vedete? Non so se state notando, però passando la cremina si staccano proprio da sole le crosticine, non vanno assolutamente tolte, un po' come nei tatuaggi normali, però appunto il fatto che tutta questa parte si sia già sbiadita mentre questa sia rimasta ancora con le crosticine fa sembrare che il sopracciglio non abbia preso. In realtà l'anno scorso mi ero spaventata, invece quest'anno per niente, perché appunto so già che è così. L'anno scorso infatti avevo mandato foto alla ragazza che me le aveva tatuate chiedendole notizie, dicendole ma è normale che succede questa cosa? E lei mi aveva detto sì assolutamente, perché il pigmento è comunque più scuro, perciò tende a darti questa sensazione, però mi aveva detto di non preoccuparmi, infatti quest'anno non mi sto minimamente preoccupando, però mi sono ricordata che l'altra volta non vi avevo fatto vedere tutti questi passaggi e secondo me può essere una cosa abbastanza interessante. Adesso lasciamo la cremina per un po' e poi semmai andiamo a rimuoverla prima di uscire, tanto a voi non cambia niente, lo so se sono lucida o meno. E comunque sono stata molto molto contenta che vi siano piaciute, perché l'anno scorso c'erano state un po' delle reazioni discordanti, perché appena fatte lo sappiamo come sono. Invece quest'anno devo dire che ho ricevuto tantissimi complimenti e che vi sono piaciute tanto. Invece mi avete un sacco spiazzata per la questione dei capelli, cioè mi avete confusa tantissimo, perché nel video in cui ve li ho fatti vedere che io ero gasatissima perché a me piacciono veramente tanto, la maggior parte di voi comunque ha detto che non gli piacevano, che si vedeva troppo lo stacco, che erano terribili. E poi tipo il giorno dopo, quindi in realtà ieri per voi, ed era poi il giorno tipo 2 giorni dopo forse rispetto a quando avevo registrato il vlog, adesso non mi ricordo bene le tempistiche, però è uscito un video in cui avevo già i capelli nuovi, non erano video preregistrati, e tutti mi stavate dicendo che i capelli stavano benissimo, quindi non sono bene riuscita a capire
se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, se magari è semplicemente una questione di luci, quindi, o anche di colori magari dei vestiti che indosso, non ne ho idea, perché a me dal vivo piacciono proprio tanto e infatti sono super soddisfatta e a quanto ho capito anche a voi piacciono in base all'ultimo video. Adesso voglio aspettare che esca quello di oggi, che ho registrato ancora il giorno successivo, non so se si sta assestando il colore, non sono ben riuscita a capire, però insomma a me piacciono e lo riconfermo e mi ha fatto piacere che poi appunto magari rivedendoli o comunque con altre luci abbiate cambiato idea anche voi o comunque siano piaciuti anche a voi. Sto cercando una posizione in cui ci sia una luce decente, ma ovviamente non riesco a trovarla. Volevo farvi vedere le unghiette nuove che ho fatto ieri, sì, le ho fatte ieri pomeriggio, e ho scelto di mettere tutti i colori diversi. Ho fatto di nuovo la forma a mandorla, anzi questa volta le ho tenute ancora più lunghe come mi avevate consigliato voi e quindi sono riuscita ad appuntirle ulteriormente, sono quasi a stiletto fatte così, e poi appunto ho messo tutti i colori pastello, il giallino, l'arancio, l'azzurro secondo me poteva avere ancora una punta di bianco in più così era ancora più pastello. Poi qui c'è il rosino, quello della nuova collezione di OPI che avevo su tutte le dita, fino appunto l'altro giorno prima di toglierlo, e qui ho messo il lilla, sull'altra mano è tutto esattamente uguale, non so se si è visto bene, vabbè, al massimo più tardi cerco di fargli una foto che secondo me rendono di più, mi piacciono tantissimo. Ho cambiato anche colore alle unghiette dei piedi e questa volta le ho fatte più tendenti al bianco grigio perché tanto sono un po' abbronzata, anzi spero di migliorare il livello di abbronzatura che in questi giorni il tempo male, però insomma mi sembravano carine, a me piace il bianco d'estate, poi anche con i sandali neri risalta tantissimo, adesso con queste scarpe non più di tanto, però era giusto per farvele vedere. Anche stamattina vado di palettina di Sephora, questa qui è quella che avevo preso per il video in cui appunto ho acquistato tutti i prodotti più economici sul sito di Sephora, all'inizio non mi piaceva per niente, invece ultimamente la sto usando un sacco perché ha proprio dentro i colori che vanno bene per i trucchi che piacciono a me, la adoro. Volendo potrei truccare anche le sopracciglia, nel senso che sono passati abbastanza giorni e quindi potrei mettere almeno l'ombretto in polvere per andare a sistemare le parti dove si è già sbiadito e quindi fanno quello stacco un po' strano, però sinceramente le lascio così che tanto chi se ne frega. E invece voglio approfittarne per provare sia l'eyeliner, questo qui di Mesauda che abbiamo spacchettato ieri, che quest'altro rossetto che è sempre di Mesauda, è una tinta labbra, anzi un rossetto liquido, ed è il colore Illegal, il numero 117, che era quello poi che mi ispirava di più e soprattutto va benissimo con il look che ho intenzione di fare oggi. L'eyeliner mi piace un sacco, scrive molto bene, ha il tratto super sottile, invece il rossetto lo cambio immediatamente, sì lo so, era giusto per farvi vedere che per quanto mi piacesse sia swatchato e nella sua confezione su di me sta veramente malissimo, lo togliamo subito. Tra l'altro a proposito dello spacchettamento di ieri è successa la solita cosa che capita immancabilmente tutti i mesi e tutte le volte che decido di fare un video unboxing. Appena ho finito di spacchettare sono arrivati altri due pacchi. No, ma una cosa realmente incredibile, perché forse era passato un quarto d'ora, 20 minuti esagerando, e praticamente ho ricevuto questo. Ah, questo qui è mio, che non ci è ancora praticamente fatto vedere oggi. Bravo amore. Comunque ho ricevuto questo pacco e adesso spacchettiamo immediatamente insieme perché non posso aspettare un altro mese, vero Nio? Non possiamo mica aspettare fino al prossimo video di spacchettamento. E poi è arrivato anche questo qui piccolino, che invece è di nuovo un pacchettino di Wish, che invece spacchetteremo, penso sia sempre un costume, perciò mi auguro di riuscire a spacchettarlo entro fine della prossima settimana, ma qui non si sa mai, vero amore? Non si sa mai cosa bisogna fare qui, non si capisce più niente con questo Wish. È il momento di spacchettare, tra l'altro sto ancora trovando in giro delle paillette dello spacchettamento di ieri, per chi l'avrà visto può capirmi, e qui c'è un pacchettino di Fito, in teoria sì, è Fito questo qui, e ci sono due nuovi prodotti. Questo qui è l'Elisir Vegetal Stimulant del cuoio capelluto, quindi è per tutti i tipi di capelli e si chiama Fito Follein, Fito Pollen, non lo so bene pronunciare, però praticamente è 100% vegetale, quindi è assolutamente con un buon inci, e è un pre-shampoo, quindi è un olietto da applicare prima dello shampoo. Peccato
che non l'ho spacchettato ieri, perché sennò potevo già provarlo stamattina. Vabbè, lo teniamo lì per il prossimo lavaggio. Tra l'altro ultimamente sono diventata bravissima, nel senso che sto seguendo tantissimo il vostro consiglio di lavare i capelli molto molto meno di frequente, e il lavaggio di stamattina è stato praticamente il secondo, sì, il secondo dopo che ero stata dal parrucchiere, quindi li ho lavati solo due volte, eppure è passata quasi una settimana, praticamente un evento più unico che raro, non credo sia mai successo. E poi nel sacchettino c'è quest'altro prodotto che è il Phyto Pro Genium, ed è uno shampoo intelligente douceur extreme, quindi dovrebbe essere anche questo per tutti i tipi di capelli e lavaggi frequenti, perciò un'altra cosa che potevo testare già stamattina, perché appunto è fatto anche per chi li lava spesso come me. Questo qui contiene olio d'oliva, estratto di mallow, vediamo se in francese lo so, no, guimauve, no, non lo so tradurre, quindi dovrei guardare la parte in italiano che ovviamente non ci sarà, francese, tedesco, sì, italiano. Nuova formula, ah, malva, sì, ci potevo arrivare, estrazione di malva, latte d'avena, estratti di foglie d'olivo, quindi ho tradotto tutto come volevo io, e questo qui è adatto appunto per tutti i tipi di capelli e protegge il cuoio capelluto e rende i capelli più sani e più belli, perché ha tanti agenti addolcenti e antiossidanti, quindi questo lo mettiamo direttamente nella doccia, invece questo lo metto dove ho i prodotti, insomma quelli che uso pre e post shampoo, così la prossima volta lo testiamo, anzi li testiamo subito. Sono praticamente pronta per uscire, così faccio un mini giretto e poi raggiungo la mia amica per pranzo, perché tra una cosa e l'altra è già quasi mezzogiorno. Però prima di andare, visto che ieri mi sono totalmente dimenticata, adesso devo fare un tot di foto per mettere poi dei sondaggi su Instagram Stories, perché praticamente vorrei chiedere, a parte che ora che uscirà il vlog l'avrete già visto, però in realtà per chi non ha Instagram Stories volevo proprio chiedervi aiuto per il prossimo video, cioè per uno dei prossimi video, nel senso che vorrei truccarmi con i prodotti che scegliete voi, e quindi adesso mi metto d'impegno, perché ieri sono poi stata in giro tutto il giorno, la mattina ho detto ma sì, le faccio con calma sto pomeriggio, poi sono uscita e non sono più riuscita a tornare, cioè non sono poi più tornata a casa, non più riuscita, però ho fatto altro e quindi non sono arrivata a casa, perciò non sono riuscita a mettere il sondaggio, se no già stamattina prima di iniziare il vlog mi sarei truccata con i prodotti che sceglievate voi. Vabbè, lo facciamo poi domani mattina, sperando che appunto partecipiate al sondaggio, incrociamo le dita, non lo so. Ok, sono riuscita a postare i sondaggi, che stanno già andando benissimo, sono super contenta di questa cosa. Purtroppo non riuscivo a trovare una posizione decente per fare le foto, però vabbè, l'importante secondo me è che si vedano e comunque si capiscano i colori, e mi pare che sia così, quindi adesso aspettiamo e vediamo. Approfittiamo della botta di caldo che speriamo continui a lungo. Ho messo la maglietta questa qui bianca con la scritta colorful, si vede che sono in vena di colori, che sono presa bene, vabbè, la primavera lo sapete che mi fa questo effetto. E questa qui ve l'avevo mostrata sempre in uno degli ultimi video haul, insieme a questa gonna che è di Stradivarius, se non sbaglio, e che vi ho sempre mostrato, forse addirittura nello stesso video haul. È a vita alta, quindi mi piace tantissimo perché riesco a mettere dentro la maglietta ed è super super comoda. Scarpine di oggi, le sneakers, quelle solite di Gucci, che mi fanno veramente impazzire. Queste qua sono bellissime, secondo me forse più belle delle altre che ho, cioè sono le mie preferite in assoluto. Alla fine ho anche cambiato la tinta labbra, non so se prima ve ne siete accorti, ho messo la 115 Strange Love, quella che mi sembrava molto simile a quella Kat Von D che uso sempre, che adesso mi sfugge il nome, comunque è quella di ieri che abbiamo spacchettato insieme di Mesauda, e confermo, sono molto 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 simili, infatti mi piace un sacco. Oggi andiamo di Cesare Cremonini, nessuno vuole essere Robin, nuova fissa del momento. Il balcone di casa mi ha ingannata, lì faceva caldissimo, in realtà ci sono 16 gradi, vabbè dai, speriamo che aumenti, Trebi Meteo dice così, forse potevo aspettare a mettere la gonna, ma non facciamoci caso. Ho appena parcheggiato la macchina e ho raggiunto la mia amica, adesso tra un attimo andiamo a mangiare, ma prima volevamo fare un salto da Calcedonia, che sono arrivati tantissimi nuovi costumi, e visto che abbiamo in programma un mini viaggetto volevamo andare a vedere cosa c'era che ci ispirava, o se c'era qualcosa che ci ispirava.
In realtà io ho già guardato il sito, quindi un paio di cosine che mi piacerebbe prendere le ho, però bisogna vedere se qui ad Aosta ci sono, quindi lo scopriremo tra poco. No, vabbè, abbiamo avuto super fortuna, sono riuscita a trovare i due costumi che volevo ed erano gli ultimi due della mia taglia. Infatti mi ha detto, cioè, sei stata fortunatissima, perché fossi passata sto pomeriggio probabilmente non li avrei trovati. Adesso appena siamo a casa ve li faccio vedere bene, intanto pensiamo a dove mangiare. Alla fine abbiamo fatto ancora un giretto per capire dove mangiare e poi stiamo tornando all'ovile, cioè andiamo di nuovo a mangiare in tosteria, però è troppo buono quel posto e qui ad Aosta è raro che troviamo qualcosa che ci piace così tanto, e quel posto è così, ci piace un sacco, quindi torniamo lì che almeno andiamo sul sicuro. Scelta toast in corso, ogni volta sono super indecisa e poi alla fine va sempre a finire che prendo esattamente la stessa cosa della volta prima, però tutte le volte me lo devo rileggere per forza. Adesso vi stupirò, ma ho preso l'insalata con i peperoni, il tonno, mais, pomodoro, sì, poi c'è l'insalata. Invece la mia amica ha preso il toast con lo speck, il brie e l'insalata verde, ci hanno portato anche delle super focaccine buonissime, integrali. Buon appetito! La mia amica è appena rientrata a lavoro e io ne approfitto per andare giù a casa, così mi godo questo super sole. Alla fine ho fatto benissimo a vestirmi così, perché la temperatura si è alzata in un modo incredibile. Se pensate che stanotte diluviava, adesso fa veramente caldissimo, però comunque non abbastanza caldo per rimanere in giro fino a stasera, cioè come avevo fatto ieri vestita in questo modo. Quindi adesso vado a casa, approfitto del sole un paio d'ore, poi mi sistemo e poi ritorno su, che invece stasera ho appuntamento per l'aperitivo, non con lei ma con un'altra mia amica che tra l'altro oggi è andata a fare le ciglia per la prima volta. Infatti sto aspettando che mi mandi dei messaggi di aggiornamento, ma ancora non l'ho sentita. Mi sa che per un po' ancora ne ha, nel senso che la prima volta che si mettono ci si impiega un paio d'ore, un'oretta e mezza tutta, ma mi sa in realtà anche un po' di più. Comunque non è importante, io adesso sto andando a casa, così posso già inaugurare il costume nuovo, lo spray solare che ho spacchettato ieri, e in più mi godo la sdraio, che da quando l'ho comprata praticamente sono riuscita ad usarla un giorno solo, forse esagerando due giorni, perché poi ha sempre fatto brutto. Approfittiamone che domani danno già di nuovo un po' così così. Prima di mettermi in giardino a prendere l'ultimo sole che rimane, perché purtroppo si stanno volando, comunque volevo farvi vedere i due acquisti di Calzedonia. La borsa era assolutamente in omaggio e c'era sia di questa versione, quindi azzurra e bianca, oppure ce n'era una con tutti i fiori tropicali, però mi sembrava troppo simile a un'altra che avevo, quindi ho scelto questa qui. E poi ho preso due costumini nuovi. Questo che mi fa impazzire, è un costume intero, mi piace tantissimo anche la versione a due pezzi, quindi a bikini, che ha la parte qui con tutti gli intrecci e poi alla mutandina un po' più alta, sempre intrecciata se non sbaglio, però la voglio prendere nera e non c'era più la mia taglia, quindi per ora ho ripiegato sulla versione questa qui intera, che mi fa impazzire. Adoro questa cosa che abbia tutti i laccettini davanti, poi così non rende tanto, ma indossato è veramente bellissimo. E per di più ha le spalline regolabili, altra cosa fantastica. E questo qui l'ho pagato, aspettate che cerco il prezzo, dov'è? Qua, ok, l'ho pagato 69 euro. E poi ho preso anche il bikini, questo qui tipo in vellutino, in ciniglia, non so neanche bene come chiamarlo questo tessuto. Si è raccomandato assolutamente di non lavarlo in lavatrice, ma sempre totalmente a mano. Tra l'altro mi sembra che in video venga più azzurro, in realtà è il verde acqua il colore che ho scelto io, non so perché, mi sa che è dovuto alla luce che c'è fuori, comunque è bellissimo. Io ho preso appunto la versione classica col triangolino imbottito, ah non vi ho detto, ma anche questo qui è leggermente imbottito, non una cosa fastidiosa. E invece la parte sotto è a brasiliana con i fiocchetti, quindi una delle mie tipologie di slip, dei costumi preferite, perché vedete che è la classica cucitura che segna tutti i punti giusti e secondo me li valorizza particolarmente. E questo qui ho pagato il pezzo sotto 15 e il pezzo sopra 20, però c'erano anche tinta unita semplice, a me piaceva proprio questo effetto vellutino che, non so, quest'anno mi sta facendo impazzire. Ma quanto ci piace a noi stare in giardino con la mamma? E quanto ci piace, Moiki? Nio è più tranquillo, ma Moiki si sta rotolando tutto, tutto, tutto. Adora un sacco il sole. Fin da quando era piccolo, ma cosa fai oggi? Amore? Finalmente la sdraio è pronta, adesso facciamo un tentativo, anche se purtroppo il sole va e viene ormai. Ovviamente mi sono dimenticata di specificarlo, ma ho preso, come capirete dalla faccia che è esattamente uguale a prima,
Ho preso il sole solo sulla parte posteriore perché davanti non posso ancora, avendo appena fatto il tatuaggio, non avrebbe senso, visto che i pigmenti devono ancora assestarsi, eccetera. Sì, sono leggermente arrossata, ma giuro, non è dovuto al sole che ho preso fuori, ma semplicemente al fatto che anche quando andava via il sole comunque faceva caldissimo. Però sì, appunto, assolutamente non mi sognerei mai di mettere a repentaglio il tatuaggio, se no sarebbe anche stato inutile fare tutti gli spiegoni che ho fatto in questi giorni, che tra l'altro stamattina mi sono dimenticata di dirvi, ma sotto l'altro video avevo anche letto cosa non si fa per i soldi, riferito al fatto che mi stessi ugualmente mostrando in video nonostante appunto le sopracciglia e in generale la condizione della faccia non fosse tra le migliori. Però in realtà, sinceramente, come vi ho detto stamattina e come poi vi ho detto anche l'altro giorno, ho provato all'inizio a non farmi vedere, ma poi ho pensato che, visto che ci vado in giro tranquillamente, perché comunque sono uscita a cena tutte le volte che dovevo uscire, sono stata in giro con i miei amici, ho fatto esattamente tutto quello che dovevo fare, non vedevo il motivo per cui non avrei poi dovuto mostrarmi in video, anzi meglio, perché almeno secondo me ci si rende conto delle evoluzioni, non è una questione di soldi, nel senso che ho anche tanti altri video arretrati pronti che però non ho ancora editato e non ho ancora caricato, potevo benissimo usare quelli, però mi va di stare in compagnia con voi e quindi ho pensato di vloggare ugualmente anche se le sopracciglia non erano a posto. Semplicemente è quello il motivo. Video pronti ce ne sono, infatti poi man mano vedrete anche dei video un po' più vecchi, ma semplicemente perché ne avevo registrati tanti e in questi giorni però avevo tante altre idee, quindi non mi andava di postare quelli tutto qui. E nel frattempo la mia amica mi ha mandato le foto, avevo lasciato il cellulare in carica mentre ero sotto a prendere il sole, non le avevo ancora viste, in realtà lei ha finito già da un pochino, infatti andava a casa a prepararsi, che poi appunto tra un po' ci vediamo direttamente in centro. Comunque sono venute benissimo, non so se ho detto ciglia o sopracciglia, vabbè, comunque avete capito, cioè questo è il prima e questo è il dopo, sono veramente stupende. Le ha fatte anche lei lì da Clé, dove le faccio io, con un buono che le avevo regalato io al compleanno, cioè una cosa, sono super soddisfatta perché mi ha mandato un messaggio bellissimo, era veramente contenta, mi piace un sacco quando azzecco i regali. Anche se è ancora abbastanza presto perché sono solo le 5, quindi sono un po' in anticipo, sto già uscendo perché voglio anche passare a casa dei miei genitori che devo prendere due robe che ho lasciato lì. Tra l'altro mi sono dimenticata di raccontarvelo stamattina, però il regalo a mia mamma è piaciuto tantissimo, le avevo preso il regalo per la festa della mamma, le avevo preso un accessorio per l'Apple Watch ed è stata super contenta. Tra l'altro, vabbè, anche i fiori, ma quelli un po' più se li aspettava, non si aspettava anche il regalo. Veramente questa volta ve l'avevo detto che la mia amica aveva avuto una super idea e così è stato. Comunque qui si è alzato un vento allucinante, io ho cercato di vestirmi a strati, sono solo un attimo indecisa se portarmi anche magari il Colmar, così rimane un po' più pesante, però sinceramente non lo so, è che non ho ben capito se staremo in giro solo per l'aperitivo e poi magari ci sposteremo a casa sua a mangiare, oppure staremo in giro direttamente anche per la cena e quindi poi potrebbe venire un po' freddo. Vabbè dai, già che ci sono prendo anche il Colmar per sicurezza, facciamo così che è meglio, che poi sennò mi lamento tutto il tempo. Incredibile ma vero, mi sono anche ricordata di fermarmi a prelevare, è da stamattina che devo fare questa cosa. Oggi infatti mi sono fatta una figura terribile, meno male che ero solo con la mia amica perché sono andata diretta per pagare, cioè non vedevo l'ora di pagarle io il pranzo, quindi sono quasi corsa alla cassa e alla fine mi sono resa conto di essere completamente senza un euro, avevo tipo una cosa come 2-3 euro ma niente di più, quindi sono dovuta riuscire perché eravamo nel Dior e dirle guarda in realtà volevo pagare io però non ho contanti e lì non prendevano il bancomat, quindi alla fine vabbè ha pagato lei, ero con lei, non è un problema, però fossi stata in un'altra situazione col fatto che mi dimentico sempre le cose devo farci più attenzione, perché poi i contanti sono una cosa che io non uso spessissimo, di solito tendo quasi sempre comunque ad usare il bancomat e quindi poi quando finiscono faccio fatica a rendermene conto e succedono cose come oggi, no, che poi non mi succedono quasi mai, forse è una delle pochissime volte, però oggi è andata così. Vabbè dai, poco male, alla fine ho rimediato ed ero con lei, quindi come dico sempre nel male è andata benissimo. Adesso passo ancora dai miei genitori e poi raggiungo l'altra mia amica, così vedo anche dal vivo le ciglia nuove che sono curiosissima, non vedo l'ora. Sono super puntuale oggi, infatti posso camminare tranquilla, una cosa che succede davvero raramente. Adesso
Se il vento non mi porta via, raggiungo la mia amica e facciamo aperitivo, possiamo farcela. Ovviamente crudino per me, e qui invece abbiamo uno spritz Saint Germain, noccioline, patatine e qualche pizzetta, focaccina. Sono appena arrivata a casa, non è neanche tardi alla fine, anche perché domani mattina dobbiamo svegliarci entrambe molto molto presto. E per di più alla fine non siamo neanche rimasti in giro a mangiare, ma siamo poi andate a casa da lei perché ci siamo prese la pioggia. Ma Tiffy, ma come siamo affettuosi, sono già tutti qui, già tutti pronti per il collasso. Comunque sì, alla fine non abbiamo mangiato in giro, ma abbiamo un po' spiluccato a casa perché in realtà abbiamo mangiato tanto all'aperitivo, devo dire. Ci siamo date abbastanza da fare, quindi non è che avessimo una gran fame, e soprattutto stare in giro era un po' impossibile perché faceva veramente molto molto freddo. Che belli che siamo stasera. Tiffany è coccolosissimo, non so cosa gli è preso. Si è messo qui sulle mie gambe e non si vuole muovere. Ma quanto siamo coccolosi stasera. Sì, ce n'è un altro di coccoloso qui davanti, però Tiffy particolarmente mi dà addirittura le botte con il muso se non gli faccio le carezze. Stranissimo, non lo fa quasi mai, solo la mattina di solito. Comunque io ho già messo la cremina alle sopracciglia, adesso mi manca di mettere il bepantenol, che ce l'avevo già pronto qui, solo che si era sdraiato vicino all'altro maialazzo. Infatti dicevo, dov'è? Ce l'ho appena portato, ho portato bepantenol in realtà e anche telecomando, così mi guardo qualcosina visto che è presto e poi cercheremo di andare a dormire abbastanza in fretta, perché sennò domani mattina poi ci pentiamo di averlo fatto. Niente, sono circondata stasera, sono tutti qui, quindi è sicuramente il momento di andare. 3, 2, 1 e buonanotte! Ma Mikey, ah eccoti, che già l'altro giorno eri scappato in garage, non c'eri, eh? È qui con la boccuccia tutta aperta, al suo solito modo patatoso, eh? Maiale del mio cuore, ma quanto sei patatoso stasera. Facciamo le nanne? A domani, buonanotte!